Buongiorno a tutti, do quasi immediatamente la parola a Dan perché il mio livello di conoscenza delle cose di cui parlerà lei è pressoché nullo, nel senso che io ho contatti professionali con la Cina da tanti anni, ma potrò solo raccontarvi un paio di esperienze che ho avuto che secondo me possono avere un livello di interesse nell'ambito di questo incontro. Ma per quanto riguarda alcune informazioni di carattere storico su che cos'è il coro, che cos'è il coro per la Cina, se esiste il coro per la Cina come viene visto, su tutte queste cose non posso che lasciar parlare lei che viene da quel mondo e ha vissuto entrambe le situazioni. Quindi, prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto vi ringrazio tutti di stare qui a sentire che chiacchiero della mia cultura originale. Nonostante sono allontanato da 30 anni quel paese, però ci sono tante cose, mi è molto vicino e soprattutto mi sento onore. Allora, se adesso, come Lorenzo ha detto, abbiamo pochissimo tempo di parlare un paese così grande, con così tante etnie dentro. Allora, se adesso andate in Cina, sicuramente vede ovunque si danzano. Se si danza, quindi c'è la musica. Anche si sente canto dappertutto, piuttosto polifonia, non ci sente queste cose. E allora ci sono ragioni. Prima di tutto, coro non fa la parte di cultura cinese. Dico questo perché da nessun libro storico, da nessun scoperto della tomba, da nessuna scultura, pittura antica, si vede danza, si vede strumentisti, ma non si vede mai un gruppo di persone che cantano, non esiste. Forse perché la Cina è un paese imperiale, no? Quindi il re aveva sempre paura qualcuno gli togliere il diritto di regno, quindi è vietato, in Cina è vietato di stare in gruppo. Perché non c'è coro? Perché non riesce neanche da fuori portare coro in Cina? Non dico adesso, no, storicamente. Qui c'è una ragione, cioè cantare in cinese a cantare in coro c'è varie difficoltà. Primo di tutto, cioè la musica occidentale è entrata in Cina e nel più o meno anni 30 dell'ultimo secolo, cioè 1930. In quel momento, perché all'inizio, nel 1912, la Cina ha vinto una causa contro europei, quindi ha avuto un sacco di risarcimento come soldi, e con quella il governo cinese comincia a mandare gli studenti a studiare sia in America che in Europa, Germania, Francia, e quindi dopodiché questi studenti, quando tornavano in Cina, hanno portato anche la musica. Musica di chiesa ovviamente è una cosa molto, molto forte, che ha colpito chi ha sentito. Nonostante questo, la musica occidentale è entrata in Cina, rimane solo melodia. Eppure non riusciamo di cantare in lingua originale. C'è un esempio molto forte, è Frère Jacques, Frère Jacques, Frère Jacques, no? Questo, fino un mese fa, ho visto un mio compagno di media, pensa che quella è una canzone originale in cinese, perché noi bambini, quindi loro pensano questo è una canzone cinese. Esatto. Allora, detto questo, quindi difficoltà dove? Prima di tutto è concetto di canto. Stranamente il canto in Cina viene considerato una cosa di pessimo mestiere. All'inizio sono i mendicanti che cantano,
perché chiedere carità, cioè di dire dammi un po', e invece, ah, guarda signore, sei bella, sei ricca, quindi mi dai un po' di soldi, eccetera, eccetera. Questo è una cosa, è un fenomeno molto forte. Fino quando ero piccola, ho già, cioè io ho sentito con mio orecchio di questo tipo di chiedere carità. E queste melodie dei mendicanti le inventavano loro? Sì, sì. Quindi questa è un'altra difficoltà che il canto non ha bisogno, per i cinesi non ha bisogno studiare, si può inventare. Allora, perché si può inventare? Qui parliamo del secondo punto di difficoltà dalla musica cinese alla musica, cioè questo da avvicinare musica occidentale. Sappiamo ogni canzone, ogni musica viene dalla lingua, dalla propria lingua, giusto? Allora, vostra lingua, italiano, inglese, cioè tutto questo che scrivono con la lettera, hanno un ritmo dentro. Gli accenti, certo. Cioè l'accento tonico. Se ci sono due o più di due sillabe, c'è uno con accento tonico. Invece la mia lingua, cioè la lingua cinese, noi abbiamo melodia. Sappia che ce ne sono quattro toni, non accenti, ma toni, su qualsiasi sillaba. Cambia toni, cambia significato. Allora, questi toni è per chiunque che... Ripetere, per favore. Primo. Ok, non cantare, parla. Per esempio, ma... Ma. Ma. Vedi che state cantando, io sto parlando, ma se io canto ma, cioè non sto cantando, sto parlando. Questo è primo. Allora secondo, ma. Ma. Benissimo, ma. 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 Allora primo ma è mamma. Ma è lino, quella stoffa, lino. Ma, cavallo. Ma, sgridare. Perciò se dice... Se la mamma sgrida il cavallo che è sopra il lino. Mamma, mamma, chuan zhe ma, qi zhe ma, 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 xiao niu. Sto dicendo mamma in lino sul cavallo sgrida bambina. Quindi ci sono tutte. Perciò se sbaglia può portare confusione. Per di più, papa è papa, 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 papa. Quarto tono è padre, papa è cacca. Quindi mio padre mi vuole bene, può diventare la mia cacca mi vuole bene, ok? Allora, per questo, quando tira lungo il parlato, per esempio, da... Xiesheng lao yeya, che vuoi di accede ba? Sembra un canto, no? Sto dicendo, signore, dammi un po' da mangiare. Allora, parlo normalmente. Xiesheng lao yeya, che vuoi di accede ba? Allungalo. Xiesheng lao yeya, che vuoi di accede ba? Ovviamente questa frase, se con il dialetto, cambia ancora. Per esempio, Xiesheng lao ye, che è molto zi di ma. Ho detto esattamente lo stesso, le stesse frasi, le stesse, però ho usato dialetto di Sichuan. Sapete che Brecht ha scritto un teatro, si chiama Il buono di Sichuan. L'anima buona di Sichuan. Esatto, l'anima buona di Sichuan. Sichuan è un paese sud-ovest.
lì si mangia piccantissimo, vicino Tibet, e quella, e questo è il dialetto. Allora, questa zona parla molto più veloce, più corto, ok? Infatti quando i miei compaesani, noi parliamo in italiano, spesso c'è qualcuno che dice, ma perché litigate? Ok, questo per dire, noi non abbiamo ritmo, abbiamo melodia. Allora, intanto con questa melodia, il compositore non può manovrare tanto, perché succede mama e ma, cioè se fai melodia così o cos'ha, cambia il significato. Per lo stesso motivo tutti possono comporre, tutti possono scrivere un canzone. Invece per cantare in coro, ritmo, naturalmente devi, questo senso di ritmo devi avere, ok? Se voi dite buongiorno, facciamo buongiorno, vedi che non ho indicato niente, voi sapete cadere su certo, battere, certo, no? Certo. Non su levare, ma da noi zao shang hao, io posso dire zao shang hao, perfetto, zao shang hao, zao shang hao, tutto giusto, non c'è nessun sbaglio. Dipende, l'unica differenza è che io volevo sottolineare buon o sottolineare zao shang. Anche voi potete, però comunque il ritmo della parola è quello. Non cambia, cioè il ritmo tonico, non potete dire buongiorno oppure buongiorno. Questo sicuramente non si può, giusto? È sbaglio. Quindi questo... anche qualcuno non sa leggere la musica, ma se sa di che cosa parla ritmo, non si sbaglia. Facile di trovare insieme, invece con la nostra lingua, no, questo è un grande difficoltà. Per questo in Cina c'è più di canto da solo che insieme. Ok, questa è un'altra difficoltà. Poi torniamo al primo, dice che, dicevo che canto viene considerato un pessimo mestiere. Se avete visto questo film Addio mia concubina, lì dentro c'è questa scena, questa mamma porta, questa mamma che fa la prostituta, porta il figlio perché è troppo grande, non può più tenere nel casino. Quindi l'ha portato, ha chiesto questo maestro di canto, dice tieni mio figlio perché non posso più tenere lì, e siccome questo figlio ha sei dita, quindi il maestro dice no, ma questo appena alza la mano il pubblico si spaventa, non posso tenere, e la madre si è inginocchiata dicendo maestro tu mi disprezzi, non vuoi aiutarmi. La risposta di maestro dice alzati, chi disprezza a chi siamo uguali, siamo quella l'ultima gerarchia di lavoro del, cioè, vuol dire cantante prostituta uguale, esatto. Stranamente chi suona, soprattutto chi suona Qin, è ottima di livello, quindi Confucio viene considerato anche un musicista perché suona questo. Ci sono tante persone intellettuali, storicamente intellettuali, che gode un grande rispetto di tutti, sanno suonare Qin, ma quando loro suonano Qin canta anche, ovviamente canticchiare, no? non per divertire al pubblico, ma loro sono del top, mentre il cantante è l'ultimo. È terribile queste cose. Allora, diciamo che la lingua cinese manca, non è manca, cioè questo è il loro carattere, non c'è ritmo fisso, quindi ognuno decide dove vuoi tirare lungo. Molto interessante, ieri parlavo discutendo con il signore di Singapore, loro è di sud, quindi nella loro lingua ha un tono di più che questo, che è più o meno come levare. Perciò lui dice no, la lingua cinese è lunga oppure corto, e io gli ho detto nella lingua mandarino non c'è neanche corto.
sono tutti uguali. Per questo, se osservate in futuro, come cantano i cinesi, non solamente i cinesi, anche coreani, anche giapponesi, perché tutti usiamo scrittura, no? Ideogramma, sentono, loro fanno tan 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 tan, per esempio, o mio babino caro, questa è la cosa più legato si deve fare, spesso, o mio babino caro, e l'ultimo pure dare una botta. Quando abbiamo cominciato di lavorare in Cina, questo concetto è molto difficile di entrare, anche i pianisti, bom, 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 bom. Comunque poco fa abbiamo finito il nostro summer camp, che c'è una ragazza che viene dalla Cina, infatti lui tutte le lezioni no. Non hanno, poi così io dico tre cose, hanno, se tu inviti, questo non succede solo ai cinesi, a dire la verità. Vai, facci chiaro. Se parlo tu, solo se... Sì, sì, sì. Cioè, voglio dire, sì, anche noi abbiamo i nostri peccati, ma se inviti una persona cinese a fare una determinata cosa che non è legata a concetti linguistici o alla sua mentalità, alla sua cultura, al massimo ti fa quella nota più piano, ma fa sempre un accento un po' meno. Ma l'ultima chiusura, cioè non chiude niente, l'inizio non inizia niente, è tutto così, è tutto così. D'altronde la loro scrittura è così. Ogni ideogramma è un concetto e va pronunciato, naturalmente poi li metti in sequenza per fare dei concetti più grandi, e quell'ideogramma con quell'ideogramma può assumere un significato altro rispetto a questo e questo da soli. Ma comunque la pronuncia di quei due suoni deve essere fatta così. Punto. E su questo non ci piove, quindi non c'è niente che puoi alleggerire, cioè quella pronuncia va fatta così, e infatti per loro è una sequenza di eventi tutti uguali. Cioè, se noi parliamo, per esempio, zao shang hao, dun dun dun, giusto, non è sbagliato, ma se voi dite buongiorno, cioè se, come tutti gli stranieri vengono, orientali vengono e dice buongiorno maestro, cioè queste cose... è sbagliato. Cioè. E poi il concetto è, per esempio, la parola amore, vabbè, adesso non è proprio, però a da solo non vuol dire niente, sì, è una preposizione semplice, d'accordo, mo da solo re non vuol dire niente, ma se lo metti insieme hai questo concetto. Da loro amore vuol dire una cosa, ma a vuol dire una cosa anche da solo. Sì, sì. Più mo, sì, che vuol dire una cosa anche da solo, diventa un'altra cosa ancora. E quindi tutti questi tre suoni hanno un loro concetto, e quindi per loro è molto difficile immaginare di mettere insieme una sequenza di suoni per fare un solo concetto. È veramente un problema. E questo, tornando al coro, sì, blocchiamo questo signore. Eh? No, no, è lui che sta... doppiando me. Allora, allora, per cantare coro primo, ritmo dobbiamo avere, ok? Un'altra cosa molto più importante riguarda canto, canto da solo e canto in coro, è l'armonia, giusto? In Cina non c'è, nella nostra musica non c'è armonia, perché essere pentafonica manca due note. Manca dentro la scala, manca la quarta e settima, cioè parlo di scala maggiore. Manca queste cose, e allora cosa succede? Succede spesso quinto, quarto, secondo, ok? Anche l'unica terza, da prima la terza è un terza maggiore, ma la nostra terza è molto più alta della vostra. Quindi io mi ricordo quando sono arrivata, lui dice la terza deve essere più bassa, ho detto no, la terza mi ha insegnato, la terza deve essere più alta. Quindi nel mio studio ho trovato proprio questa, la differenza, la terza più alta o più bassa porta due gusti. Allora, siccome non c'è concetto di armonia, in conservatorio adesso anche noi studiamo armonia, ma anche per chi studia composizione
pensano questa lezione è una tortura che chissà chi ha inventato per torturarci. Quindi per noi armonia è un compito. È un compito noioso, difficile da finire. Allora, per questo i cinesi veramente siamo molto intelligenti. C'è qualcuno ha studiato come può finire compito giusto senza considerare queste cose funziona o non funziona dentro la musica. Perciò tutti finiscono con conservatorio, con tutti i compiti, perché è impossibile di non finire qualche corso, altrimenti non ti fa finire, fare la finale, l'esame finale, no? Quindi tutti sappiamo fare, ma non abbiamo mai pensato cosa serve. Non c'è orecchio. Perciò, nonostante che 3 anni fa c'è un coro di bambini, no? Tre. Il coro di Pechino ha vinto il primo premio ad Arezzo, il coro infantile, 2 anni fa. Questo è il terzo anno, perché ha vinto, poi l'anno scorso hanno partecipato Europa Cantat. Allora, il gran premio. Sì, ok, vabbè. Sì. Questo gruppo non è la prima, cioè sotto quella direttore anziana, cioè il papà di direttore di quella volta, in passato anche ha vinto. Mi ricordo Luigi ha chiesto Luini, cioè perché avete dato Luisi, perché ha dato primo premio a loro. Luisi dice che dopo cantato io metto diapason lì, è perfetto, perciò io non posso non darlo. Per dire, come mai allora i bambini cantano perfettamente dentro l'armonia? Perché il cervello di bambini non funziona come gli adulti ragionano. Loro se eseguono ordine, se l'insegnante dice tu devi cantare tu devi cantare loro fanno. Non ha pensato che il mio con quella deve essere d'accordo. Ok? Questo intervallo deve essere d'accordo, anche la voce deve essere d'accordo. Okay. Loro perfettamente eseguono loro, quindi ogni sessione è intonato, ovviamente, metto insieme, sì. Infatti, qui posso dire qualcosa perché io tra l'altro, come esempio, conosco perfettamente quel coro, siamo stati un paio di volte a lavorare da loro. Non vi racconto il disastro che ho fatto, ma se volete dopo ve lo racconto. Ma loro lavorano col pianoforte costantemente, sì. Quindi infilano, sono molto addestrati, sanno perfettamente leggere alla fine la musica, fanno un corso di musica, ma vengono educati con l'intonazione del pianoforte, tanto è vero che quando hanno cantato qui, io non so se ero in giuria o presidente di giuria, comunque sì, era sì. In quella giuria, era proprio l'accordo maggiore, era un bel accordo temperato, perfetto, e non si muoveva niente, era tutto giusto così. Ma appunto questo tipo di intonazione è fatta col pianoforte, loro non lavorano quasi mai a cappella, lavorano a cappella nell'esecuzione, ma se no è sempre col pianoforte, e questi bambini sono addestrati perfettamente, ma è tutta una serie di eventi fatti così e senza alcun senso però del divenire, quindi le funzioni della nostra armonia che portano da qui alla le tensioni o le distensioni che fanno parte della nostra successione armonica, su cui la nostra cultura armonica e tonale, intendo dire, è costruita, per loro non hanno nessuna funzione. Fanno piano o forte, ma... Sì, perché tutto questo dipende, direttore, che cosa chiede. Loro riescono a ubbidire desiderio di direttore perfettamente, altrimenti cosa succede? Ti butta fuori. Comunque, chi riesce a entrare... chi riesce a entrare in quel gruppo comunque è un onore, no? Perché si fa vedere che sono di lì. Quel gruppo si può entrare da quando aveva 4 anni, ma non subito entra in canto. A fianco sentire la prova, studia solfeggio, studia, cioè fa anche ear training, solo che fanno come memorizzare tastiere. Infatti tanti di quei bambini hanno orecchio assoluto, però in canto veramente e orecchio. Non so se avete notato, la posizione del coro è sempre così. Non c'è mai posizione in semicerchio, sono tutti frontalmente orientati in file
e solo i cori non cinesi si mettono in un'altra posizione. Anche loro, la loro sede delle prove è fatta da una serie di gradoni paralleli, sono tutti, guardano di fronte al direttore, se sei là giri appena appena la testa, appena appena, ma tutti in fila così. Quindi anche, non è che non si ascoltano, per carità, ma l'ascolto è diverso tra di loro. Allora, per dire, anche se hanno cantato, hanno tantissima esperienza, io ho parlato con qualcuno in quel gruppo, da bambino diventato adulto, è entrato in conservatorio, studia direzione corale, però quando parliamo di armonia, per lei idem, ah, quello ho già studiato, cioè non ha mai pensato accordo su tonica, è diversa sul dominante, no? E quando c'è questo passaggio da tonica a dominante, viceversa, devi cambiare qualcosa perché colore cambia. Non hanno questo, solo compito, ho finito, perfetto, ho finito. Quindi anche questo, figuriamoci se gli studenti di conservatorio, vuol dire che un musicista professionale non ha questo concetto, figuriamoci nel popolo, quindi non c'è questo. Allora, devi far sentire qualcosa adesso? No, non ancora. No, perché se no, intanto che cercavi la tua cosa, raccontavo una cosa di quell'esperienza con i bambini. Sì. E allora l'ultima condizione. No, scherzo. Okay. Marco mi ha detto hai sbagliato il momento. Hai ragione. Allora, l'ultima condizione per cantare in coro è che si deve capire un pochino di musica, deve sapere leggere la musica, no? Anche se tanti di cori di qui anche non sa leggere, però comunque ha orecchio, comunque ritmo. Non avete problema, mentre in Cina tutte queste cose è difficile di pensare, io canto in un gruppo amatoriale, devo pure studiare queste cose che solo gli studenti di conservatorio la studia, quindi molto difficile da accettare. Allora, detto così, allora, perché in Cina così tanta, cioè, se senti, io canto in questo coro, sembra che c'è coro ovunque, sì, c'è coro ovunque, ma non cantare questo tipo di coro, ok? Non cantare il coro che sentiamo in questa bellissima paese al resto di questa stagione. Allora, terzo argomento volevo dire di adesso, la confusione sul corale, canto corale in Cina. Allora, intanto questo termine coro viene tradotto canta riunendosi, quindi tantissima gente cantano insieme, ma non indicato che devono cantare in varie sezioni, in varie voci. No, cantiamo insieme, questo è coro. Cioè il concetto è così, e dopodiché la musica, soprattutto il canto, fin dall'inizio viene considerato come un strumento per qualcosa. Per esempio, se vediamo questo, questo è all'inizio, cioè all'inizio il canto è, abbiamo detto, per questo, chiedere carità, oppure per qualche rito, matrimonio, funerale, eccetera, eccetera. Oppure, adesso cosa devo dire? Via, ok. Allora, ovviamente per lavoro, soprattutto lavoro pesante alla mano, per esempio tirare parco, o piantare riso, oppure togliere riso dalla pianta, tutte queste cose. Poi c'è un'altra cosa che
quando viaggia, chi ha soldi non vuole camminare e cosa fa? Ci sono più poveri, ha una seggiolone in mezzo con due bambù grosso così, e allora davanti un signore, dietro un signore sulla montagna. Sulla montagna vuol dire che la sentiera è piccola così, pieno di scala, salire e scendere. Ovviamente quello indietro non si vede cosa c'è, quindi quella davanti, per suggerire, attenti, qui c'è un sasso, piuttosto attenti, c'è la cacca, non pestare che ti scivola, oppure c'è papa. La scala. Papa, non papa. Ho sbagliato. Allora, per dire, per suggerire che è successo qualcosa, allora all'inizio parla come questo. Via. Qui. Via è proprio via. Non abbiamo, avevamo preparato tutto con Bluetooth, ma non c'è Bluetooth qui. Non è un problema, ma non riusciamo a... Ok. E quindi... Allora, piano piano questi allunga il suono, è diventato un tipo di canto. Dietro, hey, so, con la ritmo per ecco. Andare insieme. Questo cosa fa? Volume... Non lo so. Va bene, comunque, ok. Cioè, da una parte la musica è un strumento per lavorare, per fare festa. Da un'altra parte la musica si fa sul palcoscenico, no? All'inizio è così, senza nessuna musica. Che lui sta raccontando una storia. Questo modo di raccontare da uno professionale, raccontare un romanzo che può essere in un libro alta così, di 4 volumi, per esempio sapete anche questo, Il sogno del palazzo rosso, no? Abbiamo 4 volumi, bellissimo, ma talmente difficile di studiare ideogramma anche per noi stessi. Ci sono tanti poveri che devono lavorare in terra, non ha tempo a fare questo studio, però vuole anche divertirsi, cosa fa? È nato questo tipo di attori che racconta. E non funziona però. Semplicissimo, non importa. Semplicissimo a fare... Posso cambiare, cercare un altro come si fa? Non lo so. Non lo so come si fa con quello, mi dispiace. Vabbè, faccio io l'esempio per probabilmente... Blocchiamolo un attimo, sì. Ok. Allora... Dopo questo un grado su e suona qualcosa, parla lo stesso. In quel momento non è cominciato ancora melodia, per esempio dice ieri è bellissimo, bla 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 bla, c'è sole, bla bla bla, e dopodiché è arrivato la tempesta, bla bla bla, cioè con la cosa a pizzico, allora è arrivato qui. Dopodiché un altro passo ancora di più si fa in 2 persone. Uno suona e questo racconta cosa fa. Davanti c'è un tamburo, in mano ci sono 2 legni, quindi da ritmo. Ta tong lin dai yu, zhou chu liao xiao xiang guan. Blum 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 blum. Tong ta ta. Per dire adesso parlo io, tu non suoni, quindi... collaborano molto bene, così grado e grado arrivato a questo, veramente mi piacerebbe di farvi vedere. Io posso lavorare con questo e farvelo sentire da qui e si vede poco, però qui funziona tutto e non riusciamo a arrivare là. Sì, devo cercare un'altra. Mi dispiace. Che tutto questo, come posso scrivere? Ricerca. Non lo so, Dan. Non potete dare una mano a Dana, cioè non riusciamo a lavorare con i nostri strumenti, per cui non riusciamo, dov'è che recuperi le cose? Ricerca, questo ferma.
fammi incontrare. Cioè, per ritornare dove si cerca, in Google o ovunque. Ma attacca direttamente questo. Eh? Attacca direttamente. No, no, c'è. Basta tornare. Adesso la tastiera ce l'abbiamo. Non voglio più questo, voglio cercare un altro. Ecco. Ecco qua. Ok. Oh. Devi andare col cursore lì, Dan. Ecco, vai. Ok. Perché? No. Niente, non c'è verso. No, 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 non c'è. Ok. Allora, questo. Questo? Sì. Allora, adesso vi faccio vedere un il canto è arrivato a top livello, è diventato teatro. Questo signore è molto famoso, è un travestito, si chiama Mei Lan Fang. Canta. Guarda se è quello. Sì, ma secondo. Sotto, no, no, quello lì. Esatto, quello lì. Questo. Quindi con la costume, con questo è pubblicità. Anche questo un tutti travestiti. Si deve fermare la pubblicità. Ma perché non si riesce a passare direttamente? Perché non fate Mac e basta? Cioè, anzi, ok, questo. Oh. È sempre allora, tutto vedi, più complicato con vedi, Android. Vedi, cominciati sì. Avere la scena. Oggetto da il da volume non c'è. No, il volume non c'è qua. Vai andare avanti un po'. Sì, sì, troppo. Qua. Si sente che non è più un strumento. È un signore. È il nostro orgoglio. È un uomo. Sì. Quindi questa costume significa è una delle concubine di re. Altrimenti gli altri non possono avere queste cose, solo la moglie di re può avere. Ok, si vede che questo momento c'è completo per arte scenico. Allora, ok, possiamo anche fermare. Scusate, davvero? Ma perché quella cosa qui non rimane? Duplicato. Come duplicato? Cioè, perché quello che vedo, perché quello che vedo qui e quello che vedo lì non è uguale? È difficile. Devi duplicare lo schermo. Aspetta che te lo faccio. Grazie. Perché sennò non siamo. Allora, sentite tra frase e frase che ci sono le cose, per esempio. Adesso sono gli stessi. Ok, grazie. Vedi che si può. Sì. Ok, io ho cantato un sacco di note, ho parlato solo di una sillaba. Allora, perché c'è queste cose? Queste cose anche persone e persone può decidere un po' più lungo o un po' meno. Perché? Perché fa gesto. Anche il gesto fa la parte di arte scenico cinese, quindi chi sa cantare deve sapere anche fare il gesto. Quindi non tutti i cantanti dell'opera cinese sanno fare le cose uguali. Quindi chi canta meglio, chi fa gesto meglio. Quindi queste cose. Dipende il cantante come vuole fare. Può essere. Allora, anche questo ovviamente fa fatica di cantare insieme.
Cioè ogni tanto la Cina quando, adesso quando fa per esempio quando Capodanno si fa un grande serata, no? A Pechino, ogni tanto anche mettono 3 piuttosto 10, tutti cantano insieme questo brano. È un confusione totale, perché chi vuole tirare lungo, chi vuole tirare di meno, chi ha la capacità di acuto, quindi vuole stare lì l'acuto, rimanere, chi sta sotto. Tutte queste cose veramente, per chi non capisce l'arte, ok, dice ah, bello, 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 soprattutto tutte queste cose, bellissimo, no? Ma per chi fa questo lavoro, veramente, dopodiché io l'ho sentito questi attori professionisti, dice, ma perché si fa così? Questa è rovina. Sono, okay. Sono, devo informarti, sono già le 10. Aiuto. Posso chiederti una cosa? Però io in Cina i cori li ho visti, anche grossi cori. E cosa fanno questi cori cinesi? Allora, quando fanno il coro? Allora, adesso c'è questo, infatti volevo dire della confusione. Intanto dice, cantano insieme e coro, e poi il motivo di cantare in coro. Anche qui ci sono qualche corista che dice è per divertirmi un po', ma anche in Cina. Adesso, soprattutto adesso, è molto ricca, quindi la gente può anche divertirsi come una volta, lavoro, lavoro e poi domenica riposa perché stanca da morire. Invece adesso può divertirsi, quindi chi ha i soldi va in giro del tutto il mondo. Chi non sta bene, allora fa Tai Chi per curarsi. Chi non ha problemi di salute, ma non ha la pazienza neanche stare a cantare, di sentire il direttore dice cosa deve fare, cosa fa? Danza. Quindi se va in Cina si vede tutti danzano sulla strada, in piazza, no? Invece quello che è un po' anziano, non ha niente da fare, non ha i soldi neanche fare viaggio, non ha bisogno di fare Tai Chi, cosa fa? Cantiamo. Allora, infatti adesso di coro, che c'è chi è ricchissima, dice noi chiamiamo il nostro gruppo economico cinese, allora sono tutti quelli che fa investimento con i soldi, hanno costruito un coro pure di 100 persone circa, oppure gli anziani. Dopo è andato in pensione, non c'è niente da fare, non vuole uscire, oppure non può uscire, e cosa facciamo a divertire? O gioca a Mahjong. Ormai è noioso giocare a Mahjong, soprattutto si gioca solo in 4, e se c'è la quinta persona cosa facciamo? E allora anche noi facciamo un gruppo di canto. Questo gruppo quasi in qualsiasi pensione di anzianità ci sono. Pure ho visto l'ultima novità, è che sono la seconda generazione di chi ha aiutato Mao Zedong a costruire questo paese. Hanno costruito un coro di circa 50 persone. Prima di cantare dice mio papà è generale chi, quell'altro dice mio papà è generale di là, che cosa, quale guerra ha partecipato insieme con Mao Zedong. Insomma, queste cose sono il coro più evidente. Però esistono anche dei cori professionali. Sì, sto parlando sì. Della parte non professionale. Nel canto professionale chi sono in conservatorio sicuramente c'è un coro, però tu hai visto perfettamente non funziona bene, perché chi studia canto considerato coro è una cosa che tu non riesci a cantare da solo, non riesci a essere un bravo solisti, allora vai a cantare in coro. Perciò anche se davvero questo non riesci a cantare bene da solo, si vergogna di cantare in coro. Soprattutto non segue il consiglio. Allora, questo è uno. Un altro, in Cina esiste coro
di gigante organizzazione professionale, significa stipendio fisso, viene da governo. Allora, questo fenomeno cominciato all'ultime guerre, quando i soldati vanno a fare la guerra, allora viene un gruppo e cantano per incoraggiarli. E piano piano chiede anche i soldati, cantano stesso. Quindi in Cina i soldati tutta la mattina cantano. Intonato o non intonato, non importa. Importante queste cose, per esempio, xiang xiang qian qian qian, women di tui wu xiang qian qian, ta ta di ta ta di ta ta. Ovviamente questa marcia incoraggia le persone, no? Questo fenomeno è creato negli anni 40, piano piano, quando Mao Zedong ha avuto, ha costruito questo paese di Cina adesso, questo è rimasto, diventato professionale. Prendi stipendio dal governo. Sono corri militari? Non solamente. Può essere militare, può essere anche popolare. È giusto che loro sappiano però che in Cina la musica in conservatorio, cioè ci sono dei conservatori come da noi, ci sono anche i conservatori militari, sì. Ci sono dei militari musicisti, sì. Sono dei militari dedicati alla musica, che fanno i cantanti militari, gli strumentisti militari, i coristi militari, gli orchestrali militari, tutti in divisa. Allora... Cioè, immaginate, prendi stipendio da uno, diciamo, datore di lavoro, quindi che lavoro fai? Non puoi decidere tu. Quindi là sopra dice, oggi c'è congresso di partito, scrivete una cosa, canta questa cosa. Lo scrive, lo fa. Domani ci sono un'altra cosa, lo fa. È un compito da fare. Perciò in Cina ci sono i compositori professionali, prende stipendio fisso e aspetta la sopra, dice adesso mi scrive una questa cosa, allora in tre giorni, qualche volta anche un giorno, devi farlo per forza. Ci hanno invitato ad una cena l'ultima volta che siamo stati a lavorare e siamo andati in questa università in Manciuria, alla sera prima di salutarci siamo andati a cena anche con i mariti di queste insegnanti che ci hanno invitato e si parlava loro, perché io in Cina sorrido, mangio e bevo. Comunque, a un certo momento ho visto lei, ho visto quasi una faccia così e allora ho detto, beh, questa me la devi tradurre. E questo signore diceva, secondo me l'arte deve essere al servizio della politica. Non è secondo me, cioè proprio detto, l'arte deve servire al politico. Ok. Questo vuol dire... È un concetto molto, insomma, molto pericoloso, no? Io sono stato invitato qualche anno fa, non per parlare di me, ma per dirvi, ho fatto la prima esecuzione in tempi moderni della Petit Messe l'Anel di Rossini. Mai fatta, cioè conoscevano qualche aria, ma con un gruppo cinese, solisti cinesi, due pianisti cinesi, organista cinese e coro cinese. Tutti cinesi, l'unico non cinese ero io. Sì, e perché ho potuto fare questa cosa, cioè perché loro sono riusciti a organizzare questa cosa e mi hanno invitato a farla così, perché è stato fatto all'interno di un conservatorio, in una bellissima sala da concerto, un auditorium, ma eravamo in sala di conservatorio, non sono io. Questa è la sala, come si chiama, dove? Musikverein di Vienna, questa. Esatto. Senti l'intonazione. Passare il volume. Ok, allora ho parlato, sembra tutte le cose negative, no? No, adesso volevo dire comunque in Cina non manca le persone coraggiosamente di provare, faticosamente, come ho cenato questo maestro Ma Keshun.
lui stesso è un credente, ha studiato in America, quindi ha voluto di portare tutto questo in Cina. Purtroppo in questi 10 anni di rivoluzione viene schiaffeggiato dai studenti, gli ha chiesto di pulire cesso, pulire la terra, non può mai alzare la testa di vedere chi c'è lì davanti, chiunque passa se vuole sputtare, vuole sgridare, vuole farlo male, avevano diritto. Io l'ho conosciuto e lui è stato condannato per non so quanti anni a lavorare nella stessa conservatorio, ma a lavorare per pulire i gabinetti. Sì. E quindi questa è stata la sua condanna. Perché? Perché faceva fare della musica che non era prevista. Non solo, ma c'è stato un delatore, di cui non vi farò il nome, che l'ha denunciato, no? Lui non è un bravo camerata, lì li chiamano camerati, insomma, comunque un bravo compagno, e quindi naturalmente poi in epoca moderna tu vedi due grandi maestri, nel senso famosi, tutti abbastanza celebrati, ancora in vita, di cui esistono fior di pubblicazioni nelle librerie, vai a casa di uno e vedi che vive in una topaia. Vai a casa dell'altro a Pechino, vedi che vive in un bellissimo appartamento e io chiedo, ma come mai? Insomma, voglio dire, per carità, magari uno è stato un po' più fortunato, quell'altro un po' meno fortunato. Poi scopri che qualcuno ha fatto carriera sulla pelle di qualcun altro durante quel periodo. E dopodiché è stato riabilitato, lui ha continuato a fare il suo lavoro. Io ho studiato, sto studiando lentamente, perché sono fortunatamente tradotti anche in inglese, dei libri che lui ha scritto, questo maestro Machera straordinario, che non è questo, non so se si può vedere una cosa sua, che lavorava molto sulle nuance, sull'equilibrio dei colori delle sezioni, ma essendo credente, essendo stato credente, è stato isolato per tantissimo tempo. E mentre quell'altro, che invece era un buon compagno, ha fatto una carriera straordinaria. Bravo comunque anche quello dal punto di vista musicale. Purtroppo non tutti gli stronzi sono... No, stranamente anche quell'altro a me ha detto, anche lui è un credente, però sapere fare, quindi lui fino adesso vive, fa la carriera, gode il rispetto di tutti, mentre maestro, ovviamente maestro è andato via, non è per non più soffrire, però veramente è brutto. Ancora? Questo volevo motivo di ripetere, perché questo è un canzone di Mongolia. Sapete che la Mongolia a metà è vero Mongolia, un altro pezzettino è dentro il territorio cinese, ma è esattamente la stessa etnia. Questa melodia è di loro, ma viene arrangiato da una maestra che ha fatto molto bene. Non so se poco fa avete sentito quella terza altissimo, no? La cosa interessante è che fine, non riesco a fare, fine ha fatto una settima su tonica, perché si tratta, c'è la modulato per questo, comunque la sua idea di questo maestro è di descrivere questo prato, non so se immaginate, in Mongolia c'è il prato, e prato gigante come mare e non si vede niente, perché anche se c'è pecore, piuttosto cavallo, piuttosto la tenda d'abitazione, da lontano si vede solo un puntino bianco, no? Allora lei dice, per far sentire questo territorio senza limite, allora ha usato to-di-to-di, e l'ha finito così, ovviamente non contemporaneamente, to-di-to-di, l'ha finito così, ok, oggi non abbiamo tempo a ricercare questo. Anche questo signore, che non è direttore ma è un compositore, ha cercato di fare con l'armonia occidentale, a arrangiare una melodia non proprio mandarino, cioè è di Mongolia, e Mongolia veramente come etnia non fa la parte di cultura di cinese. Quando noi diciamo cinese, è questa etnia di Han come me,
cioè noi diciamo normale, invece loro sono carattere molto diverse. Allora, anche sì, sì, infatti vivono sul cavallo, mangia agnello, beve, danza, canta, molto molto naturale. Allora, che ci sono anche gli altri esempi di un'altra etnia, mi sembra che ho visto una foto di sotto simile, però mi ha detto che quella è di Russia, con tutte queste cose di argento sulla testa. Anche loro hanno il loro tipo di musica. Spesso sono unisono, quindi chi non riesce a fare l'acuto ovviamente automaticamente fa un'ottava sotto, no? Come però, Enrico, come Enrico. doppio sotto. Però raramente in qualche etnia si fa anche un quinto in mezzo, una quinta in mezzo, quindi si sente molto strano. Allora, la descrizione dal sito dicendo questo è il coro cinese a cappella senza direttore con armonia naturale. Quindi io non lo so, cioè la vostra armonia non è naturale. Quindi nonostante che c'è confusione, c'è difficoltà, ma non manca le persone. C'è un mio ex compagno di conservatorio che è un compositore, lui ha fatto tante cose molto interessanti, però comunque non si sente armonia, ci sono certe cose. Penso anche perché quanto sì, sto chiudendo, con la armonia non ti mostra più carattere della musica pentafonica. Quindi questo è un grande problema che da anni 30 cominciano di studiare, fino adesso non riusciamo a risolvere. Allora, volevo dire che se qualcuno di voi avrà chance di andare in Cina, sapete che ci sono tante cose da fare, ma se voi portate qualche idea di fare questo matrimonio, io sarò prima più felice. Ok, grazie.